dopo il danno anche la beffa di... cioè ci hanno veramente distrutto, non crediamo più nel calcio vero, c'è tanta rabbia, tanta... non sappiamo più che cosa pensare, cioè veramente... non so che termini usare, perché veramente userei solo termini forti, vorrei contenermi perché veramente... non ci sono parole, c'è tanta rabbia, tanta, nei confronti di Soddimo, nei confronti della società, nei confronti del presidente, nei confronti di tutti, c'è rabbia veramente da prenderli tutti, tutta Lega Pro. Solidarietà nei confronti dei giocatori, di presidente, siamo veramente tutti vicini a loro e non so quello che succederà il 29, ma se distinti il tribunale non potrà entrare, penso che nemmeno noi della curva entreremo, rimarremo solidari a loro. Questa sentenza emessa dal giudice sportivo è stato un danno per noi tifosi, perché noi ci teniamo molto al derby e secondo me chiudere il settore distinti e la tribuna è una cosa inaccettabile, perché non è successo nulla di grave, cioè è stata una protesta pacifica ma rumorosa, e poi tutto ciò comunque è stato scatenato da quest'arbitro che secondo me deve essere radiato proprio dall'albo degli arbitri. E comunque una cosa solo, forza Frosinone. Sono venuto apposta questi pochi minuti per dare una testimonianza mia e di molti amici miei per quello che è successo, e che noi siamo vicini alla squadra. La squadra non deve risentire di questo, se non nell'avere maggior forza, maggior stamina, maggior adrenalina per i successi che noi ci aspettiamo. Li meritiamo, questa città, questa provincia li merita. E quello che è successo in qualche modo utilizziamolo solo per avere più forza e per imparare qualcosa dalla vita, perché il calcio italiano sta decadendo gravemente, oggi un altro presidente di calcio di Serie A arrestato, per cui indubbiamente la situazione non è molto divertente. Forza Frosinone!